Ciao a tutti e benvenuti a Cucinare con Francesca. La video ricetta di oggi è risotto, cipolle e zafferano. Preparare il risotto con cipolle e zafferano occorrono 3 cipollotti freschi, una bustina di zafferano, mezzo litro di brodo vegetale, olio e sale quanto basta, 200 g di riso e un pochino di formaggio. Dopo aver lavato per benino le nostre cipolle, le andremo a tagliare. Mettiamo a scaldare una pentola con 3 cucchiai di olio d'oliva. Dopodiché buttiamo le nostre cipolle affettate. Aggiungiamo anche un pochino di sale, che sta a seconda dei vostri gusti, come sempre, e mescolate. Aspettiamo che la cipolla sia un pochino appassita. Appena la cipolla sarà un pochino appassita, fateci dentro il riso e fatelo tostare per 2 secondi. Deve diventare lucido. Mescolate di continuo. Dopodiché aggiungete la bustina di zafferano. Il brodo, un pochino per volta il brodo. Adesso dovete via via far restringere questo liquido e finché non è cotto aggiungere sempre il brodo fino a che il riso non sarà pronto. Ed ecco qua che dopo 15 minuti il nostro riso. Adesso aggiungerò anche 2 cucchiai di formaggio che renderà il riso più cremoso. Adesso lo andremo a impiattare. Ed ecco qua che il nostro risotto con cipollate e zafferano è pronto. È velocissimo da preparare e è davvero buono. Se vi è piaciuta questa ricetta, lasciate un like ed iscrivetevi al mio canale. A presto!